Che delusione. Che delusione. Io da Del Toro non mi aspetto errori dal lato tecnico, ci mancherebbe, anzi, anzi. Dici, vabbè, metà del lavoro è già fatto. Che cosa può sbagliare? Può sbagliare. Sono Arcadina Hammer e sono qua mestamente per parlarvi di Nightmare Alley, la fiera delle illusioni. Ultimo film del 2021, non è del 2022 perché è uscito nel resto del mondo, di Guillermo del Toro, con un sacco di gente nel cast. Leggiamo i primi cinque, così, tanto per fare. Brady Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara. Penso che possiamo finirla qua. E niente, di cosa parlo in breve, in questa parte uno spoiler, di questo tale Stan Carlisle, un ambizioso giustraio col talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte. Incontra tanti personaggi e basta, non voglio andare avanti. Questo è un film complicato, difficile, diviso nettamente in due parti, il primo tempo e il secondo. In un primo tempo abbiamo quello che è la presentazione dei personaggi, se vogliamo dirla, no? Nel secondo invece avremo lo sviluppo della vicenda e soprattutto del personaggio di Bradley Cooper. Perché una delusione? Magari vado un po' più nel dettaglio nella parte spoiler. In questa no spoiler posso dire che il film, secondo me, ha dei problemi di sbilanciamento di tono. Mi spiego. Non tanto perché il primo tempo è differente anche a livello tecnico dal secondo, quello mi sta bene perché c'è una ragione che spiegherò dopo, c'è una caratteristica del personaggio che si riflette sull'ambientazione, c'è una maturazione o un regresso, dipende dal punto di vista sia dell'uomo che del contesto civile in cui sta. Perfetto. Il problema sta nel fatto che Del Toro voglia mischiare due o tre generi insieme. Quindi vuole fare una fantascienza fiabesca, un noir, un dramma, poi in parte un horror e secondo me alla lunga si capisce che cosa vuole consegnare allo spettatore. Il messaggio che vuole consegnare è chiaro, secondo me non è ben sviluppato, ma qual è questo messaggio, direte voi? In questa parte no spoiler lo posso dire perché è uno dei più banali che abbia mai visto. A me dispiace vedere sotto una presentazione, una gabbia dorata, un contenuto così misero. Ovvero, se tu hai delle ambizioni, se tu hai un po' di ambiguità nel tuo cuore, se tu hai un po' di soldi in tasca, sei corrotto e meriti la sorte peggiore del mondo. Io qua sarò pacato, ma posso dire che mi vergogno di questa scelta precisa, non solo di questo film, ma di tutti degli ultimi 20-30 anni, sono tutti uguali, fatte proprio con la catena di montaggio. Cioè, nel momento in cui c'è un personaggio ambiguo, questo deve essere tratteggiato come uno sporco capitalista. E cosa succede? Abbandona gli affetti, non sta più in comunità perché pensa a se stesso, su un fondo delle vicende che è la seconda guerra mondiale, quindi ci siamo capiti, in America ci siamo capiti. Quindi che cosa rimane di tutto questo messaggio che vuole dare? A me dispiace dirlo, ma nonostante sia tutto completamente differente, la morale è disneyana, perché abbiamo un personaggio che siccome segue le sue ambizioni, possono essere più o meno condivisibili, perderà. Perderà con una metafora, scena finale, che mi ha fatto davvero schifo. Soggettivamente, oggettivamente può anche funzionare secondo il discorso che Del Toro vuole fare, secondo me non del tutto. Non del tutto perché sminuisce anche il personaggio principale, ma poi ci arriviamo. Ma la questione è, tu fai tutto un discorso di questo tipo per poi chiuderlo in questo modo, didascalico. Facilone, davvero, che non si capisce se sia un'accusa al personaggio principale, una carezza pietosa
verso tutto quello che rappresenta il personaggio principale. È anche un po' telefonato, volendo, se uno riesce a comprendere quello che il film ti vuole raccontare. Poi, un'altra cosa, secondo me il noir non è ben gestito nel film, non tecnicamente impeccabile, degno dei maestri, dei miei maestri. È fuori contesto perché non è. Aspetta, mi spiego meglio. Il noir non è una tecnica fotografica. Non è, vabbè, dai, mettiamo il bianco e il nero con le ombre che fa figo. Il noir di per sé, il genere, racconta la storia del complotto dell'individuo che si perde in una società e che non sa che cosa fare e sballotta da una parte all'altra. Di solito i noir, quasi sempre, non toccano elementi politici netti, né critiche sociologiche specifiche, perché proprio il genere è fatto di un'angoscia primordiale. Se pensate ai noir, abbiamo sempre un tale che non sa bene se quello che vive sia vero o falso, se deve credere o meno alle persone che ha attorno. Non è mai un discorso politico. E quindi il noir di solito è di per sé un discorso narrativo, il genere noir, a prescindere dalle storie. In questo caso Del Toro usa la tecnica noir, ma per fare il suo film. E lo mette in una sorta di melò, mezzo thriller, mezzo horror, passatemi il termine. Secondo me non è così apprezzabile. Paradossalmente ho ammirato di più il primo tempo, che è molto più semplice. Sembra di vedere alla lontana, perché poi manca tutta quella critica sociale che faceva Browning, il Freaks proprio di Browning, perché abbiamo questo circo dove il personaggio di Cooper cresce, ecco, e lì sì, si vedono un po' quelle atmosfere lì, e l'ho apprezzato di più, magari. A fine film, perché all'inizio ho detto sì, vabbè, ma non c'è una parte noir in questo film. Quando arriva quel personaggio lì? Vabbè. Quindi non mi piace il discorso che si fa alla base. Poi ci sono problemi perché è sbilanciato verso la prima parte, che teoricamente è quella secondaria, visto che la vicenda si sviluppa nella seconda e non nella prima. Quindi non ho capito bene. Il colpo di scena finale non mi è piaciuto. Una certa dinamica porta alla scena finale che giustifica un certo rapporto fra Cooper e un altro personaggio, non mi è chiaro. È sembrato un po' una faciloneria della serie. Sì, questo personaggio fa così, è importante per la trama, ma io non te lo dico perché. E mi ha ricordato anche qua la Disney. Poi ci arriviamo, tranquilli, ci arriviamo. Detto questo, gli attori bravissimi, anche se posso dire una cosa. La storia ha fatto fatica ad arrivarmi emotivamente. Nella seconda parte già di più. Erano già stati presentati i personaggi, ma nella prima ho fatto fatica perché la regia, benché pregevole, mi estrometteva dalle vicende. Per tutto il tempo, i pochi personaggi a cui mi sono affezionato sono due. E non c'è neanche il protagonista, che non mi è piaciuto, proprio come personaggio, ben interpretato da Cooper, anche se c'è gente più brava nel film. Rooney Mara, la mia amata Rooney Mara, sprecatissima. Ha un ruolo monodimensionale, degno di un film Disney, ancora. Gli altri, Toni Collette, un minimo di spazio, ma poi è secondario. Il marito di Toni Collette mi è piaciuto, anche lui poco spazio. William Dafoe, più interessante, poco spazio. E vabbè, poi c'è un personaggio che è molto importante, interessante, ma detto questo, vado in parte spoiler, in cui sarò più esplicito e forse mi arrabbierò un pochino, dicendo ve lo consiglio comunque, lato tecnico straordinario da vedere. Io ho avuto la fortuna di guardarlo in lingua originale, le voci sono stratosferiche, doppiate, non lo so, perderà qualcosina sicuramente. Consigliato, ma è una delle più grandi delusioni del 2021, perché io lo considero ancora del 2021. Parte spoiler. Spoiler. Adesso facciamo un discorso, per favore.
Uno molto semplice. Allora, in questo film abbiamo due classi sociali. A me dispiace dirlo, ma è Del Toro che mi fa fare questo ragionamento. Io non lo faccio con i film. Due classi sociali, quelli che hanno i soldi e quelli che non hanno i soldi. Chi ha i soldi? Andiamo a vedere. Kate Blanchett, cattiva. Perché? Non si sa. Infatti la mia domanda riguardo al passaggio precedente nella patrona spoiler era: ma perché Kate Blanchett ce l'ha proprio a morte con Bradley Cooper? Sì, lo vuole sfruttare perché lui è un istintivo e violento e poi gli frega i soldi, però gli dice che non vuole i soldi. Perché fa tutto questo con Cooper? Perché lì, durante la prima volta che si incontrano, lui ha fatto il suo spettacolo e l'ha preso in giro davanti a tutti, mostrando che lui era bravo. Questa è la motivazione del villain? Ma vaffanculo, per favore. Quindi, Cate Blanchett, meravigliosa, stratosferica, super fregna alla sua età, più delle ventenni, bravissima, tipica donna del noir, proprio degna delle grandi attrici. Va bene, ma stronza senza motivo, perfetto. Poi abbiamo la prima coppia che aiuta Cooper, sono due pezzi di merda. Anche la donna, dici, beh, però, poverina, spara al marito, quindi stronzi perché sì. Il villain, diciamo, villain di riserva, ok? Che è il riccone che Cooper vuole fregare, il secondo e l'ultimo in realtà. È stronzo perché noi pensiamo, va, però con lo spiritismo, perché è interessante in realtà questa storia che lo spiritismo, con lo spiritismo ci freghi le persone. Pensi che si possa riscattare, poi, ma io ho picchiato donne. Ok, ma perché? No, ma non lo so, era dentro di me. Ok, stronzo perché sì. Perfetto, anche lui è ricco. E stronzo, allo stesso modo, la guardia del corpo del ricco. Perché? Perché volevo bene al mio padrone, che però è uno che picchia donne. Stronzo? Perché sì, perfetto. E altri chi sono? Cooper, che poi lo vediamo. Poi abbiamo i buoni. Chi sono i buoni? Abbiamo Looney Mare e tutto il circo. Ok? Tranne William Defoe, che è un pezzo di merda, in effetti. Se è vero. Però viene presentato comunque come un personaggio amichevole. Cioè, sì, ha l'uomo bestia, ma è uno spettacolo. Poi c'è la critica, per carità, c'è la critica anche a questo modo di gestire il circo, per cui questo allontana l'opera da quella di Browning. Per carità, c'è una maggiore, forse, punto più interessante, è proprio come il circo che è fatto da poveri emarginati, tiri fuori e allevi degli emarginati. Questo può essere interessante, ma è di sottofondo proprio. Però sono tutti buoni. Tranne, sì, Defoe, vabbè. Ok. E quindi, Rooney Mara cosa rappresenta? Gli affetti. Rappresenta il gruppo. Rappresenta l'umiltà. Rappresenta il fatto di non osare troppo. Come dice Peter, quello che muore, quello che era il rimpiatto del padre di dice: tu non devi usare quello spiritismo perché poi crederai alle tue bugie. Ok? Quindi c'è tutta una questione della serie: tu devi rimanere umile e non cercare fortuna in città, perché questo sta dicendo. Questo sta dicendo perché sì, Cooper fa i suoi spettacoli un po' truffaldino, però piace al pubblico basso. Nel momento in cui arrivano i soldoni, lui si fa corrompere. Quindi questo cosa vuol dire? Che come in altri film di Del Toro, perché anche il finale di un film che io apprezzo tanto, che è Prison Peak, spero sia così il titolo. Adoro quel film, ma non è uno dei miei film della vita, perché alla fine chi vince? La buona. Chi è la buona? La bionda, che è il personaggio meno interessante. Qui Rooney Mara è un po' lo stesso, monodimensionale, che fa la mogliettina, lo aspetta a casa, che chiama i suoi amici. Come per dire, vabbè, ormai lui è corrotto dai soldi. Ora, la questione è, però, Del Toro ti presenta il personaggio di Bradley Cooper fin dall'inizio come un assassino. Interessante. E ho pensato, beh, adesso scopriremo che in realtà è un po' più ambigua la situazione. Cioè, lui ha bruciato il corpo del padre, perché magari era morto il padre, lui non sapeva
come liberarsene, perché era morto di malattia. Sì, aveva un rapporto conflittuale con il padre, per carità di Dio. Però si poteva indagare. A vedere l'ultima scena, Cooper, che è un villain, senza... Cioè io ti odio, ti faccio un metro di freddo e poi brucio il tuo cadavere. Perché sì. Non me l'hanno spiegata questa cosa. Non me l'hanno spiegato niente. Al pari della Blanchett che voleva fregare Cooper perché sì. Boh. E quindi questo personaggio, chiudiamo poi, che si riduce a accettare di essere l'uomo bestia nell'ultima scena, è ridicolo, perché fra tutti i finali, nonostante una costruzione non sempre inappuntabile, secondo me, nel finale avevi sette versioni diverse da poter applicare. Non vuoi mettere quella in cui lui vince? Ok, perché stai criticando questo tipo di bestia sociale. Va benissimo, ma c'erano cinque modi diversi per farla finire in modo non didascalico. Il film che cosa fa? Lo conclude proprio in modo didascalico, dove lui, un po' quasi come un martire, accetta di diventare l'uomo bestia sapendo a che cosa andrà incontro. Chiaro, cioè è proprio lui che dice: sì, io sono un personaggio di merda in questo film, adesso vi mostro la giusta, la retta via. Non fate come me nella vita, non abbiate ambizioni, siate sempre buoni come il pane, come i buoni film Disney insegnano. Chiaramente poi cambia il modo della messa in scena, ma il messaggio è lo stesso. Quindi noi dovremmo nel finale dispiacerci per lui, no? Perché un po' ci fa pietà, che lui l'accetta, dice: vabbè, sono disperato, oddio, cosa posso fare? Ma dall'altro dovremmo dire: vedi, vedi, non si fa, doveva stare in gruppo al circo, invece ha cercato successo al di fuori del gruppo, individualista, corrotto Rooney Mara, che era brava, bella, simpatica e umile, e infine lei giustamente si è ritirata quando stavano per ingannare le persone. Ma scusate, quelli del circo non ingannano comunque le persone, perché arte, l'arte inganna. Sono tutti truffaldini gli artisti. Allora, perché Rooney Mara si fa tutti questi problemi di etica? Perché è buona? Buona? Questo? È questo che ci insegna il film. Cioè, tu puoi fregare l'Asciura Maria con il tocco dell'elettricità, però non puoi fregare il riccone che vuole vedere il fantasma. Perché? Poi, Cate Blanchett, che è la villain. Perché? Perché vuoi citarmi il noir del toro? Evita. Evita. Se non mi dai spiegazioni. Ma era così difficile mettere che magari la Blanchett era legata a qualcosa del passato di Cooper, per cui si vuole vendicare di qualcosa che ci viene accennato in un flashback, magari, che tu dici: ah, ecco perché. Cioè, non c'entra niente. E a me era ancora più fastidio perché il lato tecnico è spaventoso. Gli attori sono bravissimi. E a me fa incazzare come una iena sta cosa. Che spreco, che spreco. Sono delusissimo.